Si è svolta ieri, presso la sede della Direzione Marittima di Reggio Calabria, la presenza delle autorità militari, civili e religiosi locali, la celebrazione del 159 anniversario della Guardia Costiera. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona d'alloro in onore ai caduti del mare presso il monumento dedicato al comandante Natale De Grazia, seguita poi dall'alzabandiera e dalla consegna delle medaglie mauriziane e delle premialità al personale che si è particolarmente distinto nelle attività istituzionali. Il capitano di fregata Roberto Latella, il capitano di fregata Alessio Romeo e il luogotenente Antonino Bellantone sono stati insigniti alla presenza del presidente dell'Associazione Nastroverde capitano Cosimo Sframeli e sono stati insigniti con le medaglie mauriziane concesse dal Presidente della Repubblica per il compimento di 10 lustri di servizio lodevolmente prestato. La manifestazione è poi proseguita con la consegna di riconoscimenti solenni a favore di militari che si sono particolarmente distinti nelle attività operative di ricerca e soccorso in mare e nello svolgimento di compiti istituzionali della Guardia Costiera. Un particolare ringraziamento è stato anche rivolto al personale impiegato a bordo di mezzi navali dislocati presso la Capitaneria di Porto di Crotone e Roccella Ionica, che proprio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso svoltasi nell'aprile 2022 sono stati insigniti ieri in occasione della cerimonia nazionale presso il Comando Generale della medaglia di bronzo al merito di Marina. Al termine della cerimonia abbiamo ascoltato in conferenza stampa attraverso i microfoni di Telemia il direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, contrammiraglio Giuseppe Sciarrone. Sì, il bilancio che a livello ovviamente regionale della direzione della zona marittima abbiamo evidenziato alcuni risultati di operazioni compiute di ricerca e soccorso in acque internazionali e quindi significano oltre 12 miglia dalla costa, abbiamo condotto in salvo 818 persone e questo lo considero un risultato importante. Ho evidenziato la triste attività di ricerca dell'ultimo naufragio, perché quella forse il più recente avvenimento, e anche lì c'è stato un forte impegno dell'Italia. Il paese ha messo in campo due navi e poi in supporto anche una terza nave, imbarcando degli assetti di protezione civile per la migliore conservazione delle salme che abbiamo recuperato. Quindi questo ha comportato poi anche il trasporto di queste attrezzature sul porto di Crotone perché sbarcassero e perché fossero conservati, cioè ci si è sforzati, grazie anche alla prefettura, di una migliore conservazione degli stessi corpi recuperati. Abbiamo svolto il nostro compito in maniera ambientale, sapete come la Regione, il Presidente Occhiuto, ha insiste parecchio sulla depurazione, sulla problematica della depurazione che affligge, no? La Calabria, anche in parte la Sicilia. Sapete che c'è un commissariamento, e alcune iniziative sono state commissariate, c'è un commissario, un subcommissario che stanno operando. Posso dire quale notizia, che su Monasterace e sui depuratori di Camini stanno cercando di riavviare quella iniziativa di consorzio. Rimane la grande problematica su Reggio Calabria e speriamo, siamo confidenti che il commissario sappia, anche con la nostra spinta, sappia operare in maniera rapida per la spendita anche dei finanziamenti che sono stati erogati in passato. Si è parlato anche di Porto di Salire e di rilancio della Costa Ionica, a lui lei ci chiede tanto. No, per me è un fattore importante. Lo sviluppo della 106 sicuramente porterà a una maggiore antropizzazione della fascia ionica. Se voi considerate, la fascia tirrenica ha due capitanerie importanti, che sono quelle di Vibo e di Gioia Tauro. Dall'altra parte la prima capitaneria è ovviamente, si incontra a Crotone, quindi è necessario con una prossima, spero, antropizzazione e miglioramento della situazione viaria si possa ottenere, si debba prevedere per tempo, perché queste sono iniziative che non possono inverarsi in pochi anni, ma è necessario che passino molti anni. La sua domanda però riguardava il porto. Noi sul porto di Saline puntiamo tantissimo,
puntiamo tantissimo. E poi magari questo è un tema che riprenderemo dopo, perché il porto di Salina costituisce il porto industriale, secondo me, questa è la mia idea, della città di Reggio Calabria. Se il porto di Reggio si vuole aprire al turismo, al crocierismo, deve per forza utilizzare la portualità turistica, la portualità, chiedo scusa, che ha Salina. Quindi va riprogettata e risistemata, quindi con lavori di grande manutenzione. In parte c'è uno studio che l'autorità di sistema portuale, che va ringraziata perché si sta muovendo in questo senso, è necessario però adesso che si catturino i finanziamenti perché venga riattivato il porto di Salina e di Saline Ioniche, e venga poi completato con altre portualità, no? Quella di Catanzaro, anche Catanzaro sta muovendo in questo stesso senso, e noi siamo contenti, e quindi di pari passo a queste iniziative va rafforzata anche la logistica delle capitanerie.